Intanto io ho fatto una decina di film con Paolo. Sono onorato di averlo fatto perché è un grande personaggio, veramente da ricordare nella storia del cinema, come da ricordare la sua cialtroneria come uomo. Era un casinista, casinaro, mischiava i cibi. Io una volta dissi: assaggia la cosa vera, pugliese, il purè di favola con la cicoria, che è una cosa nostra, così impari. Che lo fa? Sì, sì, è buono, però ci devo aggiungere qualcosa. Mi si è cioccolato dentro. Dico, ma sì, un disgraziato proprio a rovinare le cose, ci va apposta. Per dire, però nell'arte non ha mai avuto invidia dell'altro collega che può far ridere di più. Andavamo d'accordissimo, l'unica cosa che non andavamo d'accordo era sempre in ritardo. Se eravamo convocati alle 8 del mattino, lui arrivava alle 9, poi meno un quarto. Allora una mattina mi incazzai e disse all'autista: senti, tu mi devi fare un piacere, arriviamo in tempo, è alle 8 che dobbiamo entrare a Cinecittà, alle 8 meno 5 stiamo qua, ma non entrare, aspettiamo qua di fronte, quando vedo arrivare la macchina di villaggio che entra, subito dopo entriamo noi. Aspettai quasi tre quarti d'ora lì a chiacchierare con questo. Fra l'altro, poi lui è laziale, io sono romanista, quindi era una chiacchiera inutile, era un litigio. Finché vedemmo la macchina di Paolo arrivare, beh, adesso può entrare, dopo di lui. Lui entrò, noi entriamo dopo. Udo Sgraziati invece di Paolo, ma aveva visto dallo specchietto, dice: ah, Baffo vuole entrare dopo di me. Fa il giro, disse all'autista, e riusciamo un'altra volta. Lui entrò, io credevo che si era fermato dove stava il suo programma, scesi. Dico: finalmente sto arrivando una volta dopo, stavo per dire dopo di te. E Paolo non è venuto qua, come non è venuto? La macchina è andata, quella aveva capito tutto ed era uscito dall'altro lato. E tornò dopo un quarto d'ora, quindi ha vinto sempre lui. Lei citava prima Dino De Laurentiis, com'è stato il suo rapporto con i produttori? Perché lei l'ha conosciuto tanti. De Laurentiis, Mario Centigori, ha lavorato con tanti produttori. Ma mi osannavano per la mia puntualità, appunto, per il fatto che io faccio, per dire, se faceva freddo e giravamo una scena per strada, sulla sedia mia comoda dove c'era scritto Lino Panfilo, se vedevo un povero vecchio che faceva il genetico, che tremava, io mi alzavo, gli davo la sedia mia e gli davo pure la coperta per coprirsi. Questa cosa i produttori la notavano, si passavano la parola: Banfi è un signore, Banfi è una persona per bene. Ma io vengo da un certo tipo di educazione, anche se vogliamo contadina di mio padre, che non mi stacco mai di esserne orgoglioso, però che ci insegnava il rispetto verso le persone anziane: alzati e fassati ancora più vecchio d'età, si diceva sempre. Lei è diventato nel corso degli anni un'icona, una leggenda per tante persone che sono cresciute col suo cinema. Ma chi erano gli attori di riferimento per lei? Cioè, quando lei andava al cinema da ragazzino, chi la faceva da ragazzino, da adulto, chi la faceva ridere? Ma di riferimento, di arrivo, uno sognava di fare delle cose, io sogno ancora oggi di fare un film, anche se poi con Alberto Sordi sono diventato amico, ho lavorato con lui nel Detenuto in attesa di giudizio. Poi mi chiedevo ogni tanto: Ari, quando ricominci con Nonnetto? Perché gli piaceva Il medico di famiglia, aveva visto le prime 3-4 serie. Io un giorno lo dico: ma Alberto, ma come, c'hai 15-16 anni più di me e mi chiami Nonnetto? E beh, te o fai l'anno libero, dico faccio io, giustamente. Voglio precisare una cosa: questo libro che tu c'hai in mano, non l'ho scritto io, l'ha scritto io, ho aggiunto tante cose molto divertenti, ma l'ha scritto Alfredo Baldi, che è uno scrittore vero, professore che ha insegnato storia dell'arte, uno che ha diretto il centro sperimentale, una persona vera, che da 20 anni segue tutto quello che ho fatto io, anche di più, da 30 anni, e disse: tu puoi scrivere, Lino mio, tutti i libri che vuoi, o altri possono scrivere per te, ma ricordati che io ci metto molto, ma sto facendo la tua biografia vera, con tutta la consecuzione di quello che tu hai fatto. E questo signore, sapete chi è? Il marito di mia moglie, non di mia moglie vera, è il marito di Milena Vukotic, che ha fatto mia moglie più con me
finta che con lui era. Quindi si è legato una specie, questo me lo vedevo tutti i giorni, o a casa mia a farmi un'intervista, o sul set dove stava con la moglie Milena, che era mia moglie, e quindi il tempo ce l'abbiamo avuto ogni tanto di fare l'intervista, se ne andava molto garbatamente, e oggi ha scritto Le mille vite di Lino Banfi. Io ovviamente l'ho riempito di cose mie, dicendo ogni tanto fermati un attimo così ti racconto questa cosa che tu non sai, ecco perché è carino il libro, va letto, perché poi si legge di corsa, non sono difficili queste cose.